quando diciamo la sala è piena, per cui iniziamo nella pochina di lancio, ma da sempre. Chiaramente sono molto molto felice di presentare questo libro di Ettore Perozzi, per tanti motivi, un po' perché abbiamo anche lavorato insieme, un po' perché l'ho conosciuto tantissimo tempo fa, quando io facevo l'editore per ragazzi e lui si è presentato a Bologna dicendo posso scrivere un libro in questa collana scientifica che voi pubblicate. Io gli ho detto, beh, non lo so, mandami un capitolo, e poi quando è arrivato il capitolo ho detto si può scrivere il libro. E per cui è veramente tanto che ci conosciamo, abbiamo fatto qualche libro per ragazzi insieme, dei quali io sono molto orgogliosa e spero anche essere. E la cosa, diciamo, veramente bella di questo libro per chi conosce Ettore è che è proprio Ettore, cioè Ettore che racconta le cose, che chiaramente parla di scienza, parla di meteoriti, parla del cielo, ma racconta un sacco di storie, e sono storie che ci appassionano. È quello che ne fa il valore, al di là del valore scientifico, è proprio il fatto che il libro ti prende perché tu vuoi sapere queste storie e leggerle come le racconta Ettore. Infatti un po' di tempo fa c'avevamo un'idea di fare un giornale tremendo di serrate spaziali, com'era? Il titolo poteva essere novella 2001 dell'Odissea spazio. Effettivamente varrebbe la pena, perché qualsiasi storia lui la sa, si diverte a scoprirla e si diverte a raccontarla. Per cui io inizierei questa presentazione con la prima storia del libro, che poi è forse una storia importante da sapere. Questa mi rende la confusione della storia della testa. No, dicevo del 2013, che cosa è successo nel 2013? Sì, no, la cosa è stata abbastanza divertente, nel senso che chi fa questo lavoro conosce un sacco di storie, perché poi vengono quasi automaticamente, cioè uno sta lì, c'è questa cosa fantastica degli asteroidi, dell'impatto sulla Terra, con un sacco di attenzioni, media, eccetera, ma c'è un sacco di attenzione anche da chi magari cerca un po' di pubblicità, oppure magari tipicamente, che ne so, quando c'è una caduta di un oggetto nel cielo, spesso viene osservata per caso da gente di tutto improbabile, da turisti che stanno facendo la foto alla moglie, c'è avuto ieri, si sono visto un coso che cascava, tutti sono cioè, magari hanno mandato in giro su internet voci pazzesche di grandi impatti che poi invece non sono stati, oppure di ultimamente in India, per esempio, c'è stato a un certo punto, ha esploso, c'era scritto prima persona uccisa da un meteorite perché c'era un cratere, un pullman che era stato devastato e il povero autista che era morto, tutta una storia tremenda, e poi alla fine in realtà era che si erano dimenticati di disinnescare, secondo me hanno fatto una bonifica fatta male di una industria che produceva non si sa bene cosa, che erano stati più attenti al motivo. Insomma, sono tutte queste storie che girano. E quindi nel 2013 una delle cose che noi facciamo, noi abbiamo questo centro all'ESA che fa la prevenzione degli impatti cosmici, che diciamo, studia tutto quello che succede, vedere se c'è effettivamente qualcosa di pericoloso. Uno dei compiti è di capire se una cosa è veramente successa o no, se è un rischio, se c'è stato veramente qualcosa che è cascato oppure no. E quella mattina noi siamo arrivati e a un certo punto abbiamo cominciato a dire, sono cominciate ad arrivare queste immagini, queste notizie, c'è stato qualcosa in Russia, poi qualcosa in Russia lontano, sempre in posti in cui è difficile trovare testimoni, sperduti villaggi in cui è successo qualcosa di strano, e poi alla fine si è detto vabbè, non fa niente, però lì sarà la solita bufala. Però la cosa interessante è che si è visto proprio lo scatto e la diversità rispetto a prima, è che a un certo punto è partito, su YouTube sono partiti i filmati, a quel punto cominciava a essere più difficile, c'erano questi filmati pazzeschi di questa grande luce nel cielo e di cose terrificanti, muri caduti, gente con sangue addosso, ma qui è successo veramente qualcosa, è possibile che abbiano taroccato tutto questo. Infatti poi quello che era successo è che c'era stata effettivamente un'esplosione del cielo. C'era stato un piccolo asteroide, una ventina di metri, che era entrato nell'atmosfera ed era esploso a una ventina di chilometri di altezza. Quello che era successo però è che uno pensa sempre che poi il rischio è che ti cada l'asteroide addosso, però in realtà non è che i dinosauri sono estinti perché gli è arrivato l'asteroide in testa, è rimasto tutti in terra, non sa niente. In realtà è che c'è quello che succede, sono i danni collaterali, quello che succede vicino a quello a quando c'è un impatto. In questo caso era stato un impatto sull'atmosfera, quello che era successo è che
si era vista questa grande luce, erano andati tutti alla finestra dicendo ah fantastico, e dopo un minuto circa era arrivata l'onda d'urto, le finestre erano esplose, la gente si era ferita perché per l'esplosione di vetri di finestre che erano arrivate addosso. E quindi questo ha fatto anche un po' capire che il lavoro che facciamo noi, uno pensa sempre no, l'asteroide disastro totale, film catastrofisti eccetera, in realtà il lavoro questo ha dato una dimensione un po' più normale al lavoro che noi facciamo, cioè immaginate che noi avessimo potuto sapere effettivamente che quell'asteroide era in arrivo, bastavano 2 giorni prima, avremmo potuto mandare un sms a tutta quella città dicendo guardate se c'è un cielo, non andate alle finestre, non scappate, non succede niente, tranquilli, state fermi dove state per 5 minuti e si sarebbero, diciamo, non morto nessuno, grazie a Dio, però migliaia di feriti ci sono stati. Quindi insomma questo ha dato c'è stato un cambiamento a un certo punto in tutta questa storia di astrologi che da spettro della distruzione dell'umanità è diventata una cosa che tutto sommato può essere tranquillamente gestibile, cioè le cose che avvengono nell'arco della vita umana, tipo questa, sono cose che tutto sommato si possono, avendo gli strumenti, prevedere e quindi gestire. Questo è il motivo, diciamo, per cui c'è stato c'è stato un cambiamento di stato a un certo punto in questo lavoro. Però non era stata prevista questa. Questa non era stata prevista, è stata esattamente questa. Ma la storia è stata la storia. È stata esattamente questo, cioè che c'è qui Roberto Lotti disse una frase che lavora anche lui su queste cose, disse una frase chiusura di ogni di questi convegni, disse insomma le cose improbabili succedono. Ma in effetti è vero, cioè l'unica conclusione è che anche se queste cose hanno una bassa probabilità, eccetera, non succede. Nel caso di Cilia Bischi è successa una catena di eventi pazzesca, cioè. Allora, la notte stessa in cui era arrivato questo asteroide, un altro asteroide che non c'entra niente con quello, passava molto vicino alla Terra ed era stato preso un po' come da tutti gli astronomi, come un grande successo. Cioè, vedete, noi abbiamo visto un asteroide un anno fa, l'abbiamo trovato, che passerà talmente vicino alla Terra come non è mai passato nessuno. Quindi se fosse stato di fronte alla collisione l'avremmo saputo con un anno di anticipo, quindi potremmo fare tutte le cose. Quindi c'è stata una grande cosa mediatica, sono tutti quei telescopi puntati dalla parte dell'Alberto che passava e da dietro quella notte stessa bam, è arrivata questa seconda. Allora perché io dico da dietro? Da dietro perché noi guardavamo dalla parte dove notte, i telescopi funzionano di notte. Questo coso è venuto dalla parte di giorno, quindi non si poteva vedere da terra. E quindi questo è uno dei grandi problemi, cioè è vero, noi abbiamo fatto tanto, si fanno tante cose, si cercano gli asteroidi, ce ne cercano sempre di più, se ne scoprono sempre di più. Però ci sono delle zone di cielo, per esempio, quelle vicine al Sole, in cui si arriva da lì e non ci possiamo fare niente. O abbiamo un telescopio spaziale messo in una maniera furba, oppure non riusciamo a vedere nulla. Quindi questo è stato, diciamo, questo è stato già di per sé una cosa strana, cioè la stessa notte, il passaggio più vicino di un asteroide e il più grande evento, diciamo, da un secolo a questa parte asteroidale. E poi andando a ravanare, appunto, cercando storie intorno a questa cosa, ho trovato tutta una serie di altre coincidenze. E queste altre coincidenze sono state, che ne so, a un certo punto dici, ma come facciamo, siamo chiesti, ma come mai la rete è piena di filmati fantastici, sembra che stavamo tutti lì aspettandola, no? Con queste grandi scene in cielo, eccetera. In quella città di Chelyabinsk, insomma, in Russia, come sapete, diciamo, la situazione ogni tanto è un po' delicata, e quindi in questa città era venuta una moda di mettere delle dashcam, delle webcam sulla macchina, sempre accese, che guardavano continuamente quello che succedeva, in modo che se c'era un problema di tamponamento, una cosa di questo genere, si aveva una telecamera e quindi l'assicurazione faceva uguale. Stessa cosa con i poliziotti, se non vorrei dire, ogni tanto con la polizia, siamo stati appena fermati, lo dico a tutti, a un'ora di storia, avessi una webcam in macchina, scusate questa parente, molto terribile. E quindi filmati, cioè l'evento più documentato della storia della caduta di meteore, dovuto al fatto che in tutta la Terra, quella era una cascata proprio su una città in mezzo al nulla della Siberia, dove c'erano tutti le webcam accesi. E già questa sì. Poi c'è per esempio un'altra cosa divertente, che mi ricordo quando chi studia queste cose, è che quando c'è un evento grosso, c'è una caduta di un meteorite, però il meteorite non si sa dove cade, sperare che ti casca anche addosso, non è addosso, ma vicino non è anche troppo, però in genere casca nelle montagne. Se adesso noi vedessimo qua una scia, un'esplosione, probabilmente il meteorite sarà finito da qualche parte, non so, al bagno, non so, nulla.
E quindi già la gente piglia già in spalla, si fionda da dentro, sono battute alla ricerca del mediodì, a volte si trova, a volte no. Questo dice gli abbinzi, a un certo punto c'è questa esplosione, uno pensa, beh, il mediodì sarà finito da qualche parte, e in un lago vicino trovano un buco circolare, perfetto. E quindi dice, ma forse la stiamo a mediodì? No, figuriamoci, cioè, sarebbe una cosa incredibile, ci manca solo il cartello scritto il mediodì è qui, no? E no, no, dice, questo è un buco che scavano per pescare il pesce d'inverno, c'è cioè un'usanza. Quando il ghiaccio si è sciolto, stavano per scoprire, andare su un mozzatore e non devo fuori un bestione così da 500 kg, quindi era esattamente questo, quindi è una cosa fantastica. L'altra cosa che è successa era, andando ancora a ragionare, si scopre che nel 1994, nella città di Celebrisca, era stato fatto un convegno sugli schiacciatori d'aria. Qual è la probabilità che questo succeda? Tenete conto che appunto, se uno si fa un conto a spanne, se voi state nello spazio e tirate un sasso verso la Terra, chi piglio? Beh, due terzi della Terra è acqua, quindi la probabilità che vada nel mare e nessuno neanche lo veda è due terzi di due terzi. Il terzo rimanente, che sono le terre emerse, è popolato per il 15%, generalmente sulle coste. Quindi quello va a finire in un deserto, in mezzo a una foresta, nessuno... La Siberia poi sapete che è popolatissima, ci cioè sono quattro città in tutto, e quello è cascato esattamente su una città, e sulla città calcolate quanti convegni avranno fatto su tutti i settori d'aria, 20, 30, quello non l'ha fatto. Quindi, le cose improbabili accadono, ma l'improbabilità più grande di tutte è che due giorni prima c'era stato, questo è molto italiano, c'era stato il Festival di Sanremo, e c'era stato Roberto Giacobbo che era stato intervistato da Tanzio e gli aveva detto, ma è vero che c'è un asteroide che passa a quello che conoscevamo? Giacobbo ha detto, ma certo, ma sappiamo molto di questo asteroide, perché siamo previsti, però sappiate però che tanto se arriva un asteroide e che noi non abbiamo previsto, si sentirà solo il botto, nessuno vi avvertirà, si sentirà solo il botto, che è quello che è esattamente successo due giorni dopo. Il problema è che lui aveva detto una cosa sbagliata, cioè non è vero, cioè io ho fatto un salto così, io vedo tutti i sapere, è stato terribile, ho fatto un salto, ma come questo sta distruggendo il nostro lavoro, noi stiamo facendo in modo di poterli prevedere, e questo sta dicendo no, no, tranquilli, anzi quella serata lì che arriva è la dimostrazione del nostro successo, due giorni dopo, lui pure arrivato dopo, è diventato una specie di guru. Infatti io l'ho incontrato perché poi siamo venuti in televisione per tutte queste cose che erano successe, e non ci poteva credere che era una cosa fantastica che era successa, che intanto ha detto nel picco di audience, cioè c'erano 12 milioni di persone collegate, adesso tutta questa sequenza di eventi è veramente molto improbabile, però e quindi è una sorgente di storie infinite. Però quando dentro non dove parlare di coscienza, diciamo si è ma perché una cosa che lei dice sempre, che mi ha detto appunto, non raccontare quello che c'è nel libro, devo parlare di quello che non c'è. Un pochino, adesso faccio un'altra domanda più scientifica e poi basta, però facciamo parlare di stare domande. Quella un po' più scientifica è che cosa sono questi asteroidi, dove vivono, perché arrivano qua? Dove si trova nello spazio, un mito. La ringrazio per la domanda, se dice la ringrazio per la domanda, avevo tanta caso che... Nonostante tutto è caso. No, perché una delle cose del libro è per esempio che c'è un sacco di fumetti, perché gli asteroidi sono diventati che stanno un po' dovunque, no? Cioè, non ricorda che c'è... Li ho trovati nei film tipo Di che segno sei, film Man in Black, sono un po' ovunque, e siamo tornati indietro fino a una delle cose che noi che ci sono gli asteroidi tanti anni fa sapevamo, che allora era l'unica cosa degli asteroidi, cioè che Carl Barks, che a un certo punto, che è uno dei grandi autori della Disney, lui è quello che si è inventato, cioè diciamo Walt Disney si è inventato solo Paperino, tutta la storia dove non le paperone andava a soldi, il cucciaccio si è inventato a Carl Barks, della Disney, che lui nel 61 aveva fatto questa storia, si chiama L'isola nel cielo, in cui la trama era la solita, però dei paperoni non si erano detto i soldi perché andava a soldi non era un pare, c'è un dice di volta la fascia degli asteroidi, e quindi parte per la fascia degli asteroidi. E la cosa divertente è che questo racconto può essere utilizzato proprio per rispondere a quelle domande, cioè che sono gli asteroidi, cosa fanno, dove vanno,
perché in questo viaggio loro cosa fanno? Prima di tutto, ecco qua i formatissimi con Manuel Giovanni Marmotte, spiegano che la maggior parte degli asteroidi stanno tra Marte e Giove, quella è 61, allora diciamo già quello. Dopodiché vanno nella fascia degli asteroidi, che effettivamente sono questi corpi celesti piuttosto soluti, e la maggior parte sta tra Marte e Giove, però tra Marte e Giove ci sono quelli che non sono un pericolo per noi, un pezzetto che manca, che diciamo quello che noi aggiungiamo in questo libro è la parte finale di questa storia. La maggior parte sta tra Marte e Giove, la fascia principale, sono degli oggetti abbastanza con una forma abbastanza strana, perché sono i risultati in realtà di collisioni. Realmente si pensava che tra Marte e Giove, tutta questa popolazione di oggetti, all'inizio la cosa più ovvia che veniva a pensare, c'è un pianeta esploso, quindi, e sono rimasti tutti vecchi. Però poi qualcuno si chiese, ma come si fa ad esplodere un pianeta? Perché non è proprio una cosa di tutti i giorni. Cioè, se noi prendessimo tutte le bombe atomiche che abbiamo prodotto, cioè per esplodere tutte in un botto, non ci facciamo niente alla Terra. Quindi si è cominciato a chiedere, in realtà quello che si è capito è che gli asteroidi sono il risultato di un pianeta che non è nato, cioè come se fossero i pezzettini con cui in altri posti si sono formati pianeti e lì no, sono rimasti persi. Questo perché quando si sono incontrati, invece di unirsi, si sono scontrati, e c'è un motivo, per colpa di Giove, che li ha agitati, mettiamolo così, infatti in modo che le velocità di incontro fossero più grandi di quello che dovevano. E quindi il risultato sono forme strane. La cosa è divertente, che trovo anche bene, queste sono le forme che ha disegnato Carl Barth nel 1961. Nel 1961 nessuno aveva ancora mai fotografato un asteroide, il primo asteroide fotografato è stato nel 1992 da una sonda spaziale che stava andando su Giove, girata e ha fatto un mondo. Quindi si sapeva che hanno delle forme strane, perché poi alla fine i scienziati riescono sempre a trovare il modo di capirlo, analizzando la luce, però nessuno sapeva la forma reale di questo asteroide. Quindi lui ha fatto questo, io sono montato queste forme con quelli che sono stati quegli asteroidi che hanno trovato. E in effetti, se voi guardate, ce ne sono alcuni abbastanza simili. Per esempio, questo con questo buco al centro, e c'è questo qui che non è troppo diverso. Oppure. Esatto, ci sono delle simpatiche verosimiglianze, diciamo. Questa è un'altra coincidenza. E appunto gli asteroidi vengono da lì perché si sono sfracassati, sono andati a sbattere uno con l'altro e hanno creato questa popolazione di. Hanno continuato e continuano tuttora a sbattere uno con l'altro, si frammentano e quindi viene fuori questa popolazione, come uno butta un vaso di goccio, ci sono pochi pezzi grandi, molti pezzi medio piccoli e un mucchio di polveri. Ecco, l'equivalente per noi, i pezzi grandi sono grandi centinaia di chilometri, i pezzi intermedi sono decine di chilometri, i pezzi piccoli possono arrivare anche a qualche metro. La storia però inizia qui, però poi ci si è chiesti, ma come hanno fatto da lassù ad arrivare vicino alla Terra? Perché Giove sta lontano, sta a 5 mila astronomiche, cioè 5 volte più lontano della Terra dal Sole. Ed è una storia che è durata più di 100 anni, cioè si sono spaccati la testa gli astronomi, letteralmente, per cercare di capire. Perché era chiaro che quelli che arrivano da noi erano pezzetti di asteroidi, era chiaro che i meteoriti erano degli asteroidi, dei piccoli asteroidi, quello rimaneva di un asteroide, però come si faceva a farli arrivare da lì? Non ci si riusciva, cioè loro si prendevano un asteroide, se non c'era ancora l'orbita, si mandava avanti anche il tempo, milioni di anni, niente, quello rimaneva lì. E questo è stato il grande ritorno, che è stato il ritorno del caos della meccanica celeste, cioè a un certo punto si è capito che andando avanti così non si andava da nessuna parte, che bisognava riprendere in mano quella che era stata una grande intuizione di un matematico che si chiama Henri Poincaré, e cioè che esiste nella, diciamo, che il concetto è quello dell'effetto farfalla, cioè in un sistema complesso come può essere ad esempio l'atmosfera, si dice che se una farfalla sbatte le ali in Brasile c'è una tempesta in Messico. Questo perché? Perché una piccola perturbazione può portare delle grandi conseguenze, si chiama riduzione caotica. E questa è stata in realtà scoperta per la prima volta in meccanica celeste. Quindi quello che si è capito è che alcuni asteroidi, in certe condizioni, basta una piccola perturbazione al loro moto, però bisogna sapere dove andare, e per saperlo bisogna avere tutta la matematica che serve dietro, potevano portare a una perturbazione talmente grande che questi asteroidi non rimanevano più dalla fascia della Marte Giove, ma scendevano verso la Terra. E in effetti è quello che poi adesso noi sappiamo, c'è un modo, ci sono tutti questi, diciamo, una frazione di questi oggetti che piano piano scende e va nello spazio intorno dalle parti della Terra.
poi da qui a cadere sulla testa è un altro paio di maniche. E, se posso dire una cosa in più, se non mi chiedi, è che tutto questo, cioè uno dei concetti più difficili che noi abbiamo avuto, soprattutto nel rapporto con i giornalisti, è quando tu devi dire, in realtà arriva un asteroide e ti dici, allora, appaiono notizie, ah, questo asteroide rischia di andare sulla Terra, è vero. Quanto rischia? Qual è la probabilità? E qui c'è il punto centrale. Uno dice, eh? Non devi rispondere a questa domanda. No, rispondo con una cosa che non c'è nel libro. Diciamo che il libro è un tentativo di rispondere anche a questo. Come si fa a dare un'impressione, a dare una probabilità che non sia solo un numero? Perché uno dice 10 alla meno 5, 1 su 100.000. Grazie. Che vuol dire 1 su 100.000? Ci sono ogni tanto qualche esempio strano, tipo prendo un gatto e lo butto sul pianoforte che sta fuggendo però sono sempre esempi così. Allora alla fine non è nel libro, perché mi viene in mente che una volta stavo davanti a una classe di studenti degli ultimi anni di liceo, ho detto come posso fargli veramente sentire emotivamente che cosa significa una probabilità di 10 alla meno 5. Allora pensavo che allora 10 alla meno 5 è la probabilità che un asteroide che incrocia l'orbita della Terra effettivamente arriva alla sbattere, perché quello può pure passare all'orbita della Terra, ma se non c'è la Terra sparisce. Può capitare solo se pensi che la Terra nel momento in cui la Terra passa, però pensiamo, allora, binario, treno che passa, cioè come se la Terra fosse un treno che gira in questo binario, e poi fa una cosa adatta secondo me ai ragazzi, detto, bene, allora, facciamo così, immaginatevi che adesso vi vengo e vi metto le tappe delle orecchie, e questa per tanto il passaggio di mezzo, io vi dico, guardate, decidete voi, avete un anno di tempo, decidete quando attraversare il passaggio di mezzo, decidete voi, se arrivate identici dall'altra parte vi do 1 milione di euro. Questa cosa, infatti, impazzito di dire, ah, io vado alla città, naturalmente ci sta. È la bella che siano proprio le varie reazioni emotive a una cosa del genere, e naturalmente una serie di ragazzi super palestrati, che mi frega, vado io così. La parte femminile, giustamente, è un po' più saggio, diciamo, guarda che però rischi la pelle, cioè ti può dire male, le cose improbabili accadono, quindi un attimo. E c'è stato un bel dibattito, devo dire, che si è scatenato in queste classi che c'erano lì. E poi c'è stato uno che ha fatto un'obiezione per cui uno capisce cos'è la mentalità scientifica e come si acchiappa anche al volo. E uno in mezzo a tutti questi che si litigavano vado, non vado, attraverso, non attraverso, non c'è tutto da fermare, ma guarda, ha detto, eh no, me devi dire, va prendendo il treno. Sì, però comunque, per quanto siamo di binari, se il treno non anche i binari, allora il binario è uno, non ci sono. E quindi, e quello è stato, devo dire, una cosa molto interessante, vedere anche come si può acchiappare una mente comunque già che si vede che fa raccolta delle scientifiche già da loro. Io praticamente tutte le curiosità me le sono tolte perché il libro non l'ho tolto alla testa, però forse voi qualche curiosità ce l'avete. No, tu Ettore hai detto che il primo asteroide è stato fotografato, visto nel 1992, e allora gli astronomi come facevano a sapere che tra Marte e Giove c'è una fascia dove c'erano tanti pezzi di pietra, che ricordo più strampalante. Dunque, perché appunto la scienza è il dedurre cose strane apparentemente impossibili. Allora, gli asteroidi sono stati trovati, apparivano sempre, questo era nel 1801, la Giuseppe Piazzi dell'Osservatorio di Palermo. Quello che lui vedeva era semplicemente un punto luminoso. Questo punto luminoso, invece di muovere, di stare fermo rispetto alle stelle, come succede nelle costellazioni, era asteroide, vuol dire che sembra una stella, sembra un astro. Il nome è stato dato proprio per questo, perché sembra una stella e invece si muove. Da quel modo tu puoi calcolare l'orbita, quindi sapendo l'orbita capisci che sta per Marte e Giove, e questo ti dice dove sta un oggetto. Tu lo puoi, diciamo, si fa una cosa che si chiama determinazione orbitale, dal suo modo nel cielo, con più osservazioni fai, meglio ci riesce, eccetera, eccetera, però riesci a capire dove sta. Perché è proprio la base della meccanica celeste. La meccanica celeste è stata quello che è riuscita a far capire come era fatto, come fate a sapere che i pianeti sono distanti in quel modo. No? È stato proprio uno dei grandi successi della meccanica celeste della scienza, dire da un'osservazione che un oggetto si muove nel cielo, da quel modo io riesco a sapere la distanza, perché non lo so la distanza. Quello è piccolo vicino o grande lontano.
della medicina stessa. Quindi prima cosa è stato sfruttare quello che aveva fatto la medicina, cioè stessa allora, per dire dove sta. Come è fatto? Diciamo, il modo più banale è dire, se un oggetto ha una forma regolare, una sfera, se gira, come supponiamo che tutte le cose nel mondo, la luce c'è sempre la stessa. Se invece ha una forma a sigaro, dipende, se quando sta messo per così, io vedo molto, riflette molto di più, c'è una superficie, quando è messo di punta è molto più piccola. Quindi avrei una curva che sia una più veloce, cioè un andamento più o meno luminoso, con tutte le variazioni sul tema, cioè un oggetto messo strano avrà una cosa tutta fatta strana, però comunque una cosa era chiara, non erano delle robe sferiche, perché la loro luce andava e veniva, aveva un andamento, e quindi questo era certo che era così. Poi la forma esatta non era facile, perché ci sono tante forme, diciamo, che possono dare lo stesso tipo di variazione luminosa. Quindi fino a quando non si è vista un'immagine, quello era l'unico modo per capire come era fatto esattamente una sfera, però per essere forme strane si era capito. Sì, ho visto un meteorite che viene da Marte. Un meteorite marziano? Sì. Dunque, c'è uno alla vicina di meteorologia. Sì, sì, quello non si sa che risolvi. L'altra cosa che non sapete è che questo coso qua, adesso se volete vi faccio circolare un meteorite, si chiama Pietra. Questo è un meteorite metallico, si chiama Pietra. Però no, quello che volevo dire è, allora, di roba che c'è nello spazio, allora, lo spazio è prima di tutto molto più, c'è molta più roba di quello che noi pensavamo, lo spazio vuoto, c'è molto di roba, però lo spazio è grande, quindi non è proprio così pericoloso, però c'è un sacco di roba. E questa roba da dove viene? Beh, diciamo, la maggior parte viene dalla fascia degli asteroidi, attraverso le collisioni si frammenta questa roba, poi ci succede questa evoluzione, questo caos che rimane un po' in giro e quindi ce l'abbiamo. Però ci possono essere altri modi per buttare roba nello spazio. Per esempio, un grande impatto sulla superficie di Marte. Se c'è un asteroide che va sulla superficie di Marte e fa un impatto molto grosso, durante l'impatto tutto quello che sta intorno viene buttato fuori, viene buttato in aria, no? Quando c'è un impatto. Marte tra l'altro ha una gravità molto minore della Terra, perché è circa la metà della Terra, quindi se l'impatto è stato abbastanza grosso può essere benissimo che una botta, alcuni di questi sassi che sono stati lanciati per aria dall'impatto non ricaschino, vanno nello spazio. È successo anche per la Luna, ci sono dei meteoriti lunari, i meteoriti marziani sono spezzetti della superficie di Marte e sono stati buttati nello spazio a seguito dell'impatto e gira e gira alla fine. Ma la domanda è spontanea, cosa si fa a dire che si fa? Ah, ok, perché si fa? Allora, avendo l'oggetto in mano, non dovendo ricorrere ai metodi indiretti, uno fa come ho fatto io con quel coso, l'ho tagliato, l'ho segato, non dice, no, non lo fare, è un orrore. Però l'ho segato e si guarda come è fatto dentro. Guardando come è fatto dentro si hanno delle informazioni molto importanti, perché i meteoriti hanno all'interno racchiudono la storia, questo sono importanti perché ma di troppi primi, un po' la storia, ci leggi la storia del sistema solare come era la tempestà. Siccome i meteoriti sono, gli asteroidi sono i mattoni con cui sono stati costruiti i pianeti, uno va a vedere proprio com'era il materiale originario, cioè il sistema solare si è formato con il nebuloso di gas e polveri, ha cominciato a condensare mattoni, diciamo. Però questi mattoni poi, una volta fatto un pianeta, un vulcanismo, evoluzione biologica vedendo sulla Terra, tutto si è rimestato, disciolto, rimescolato mille volte, noi non sappiamo più com'era il mattone originale. Però gli asteroidi invece si sono preservati, sono i mattoni originali. Quindi basta guardarlo dentro un meteorite e si capisce se è un meteorite o no. Cioè poi trovate che quella pietra sbocciottiana può essere qualunque pezzo di ferro che quello era in giro, però se quello lo tagliate dentro è fatto un meteorite, in quel caso è ferro purissimo, non è neanche una rete di niente. Gli asteroidi che sono rocciosi, quelli di ferro, invece hanno una specie di polvere, si vede, hanno delle polveri che chiamano condriti, perché c'hanno tante di quelle linee che sono le sferule della polvere interplanetaria, cioè si capisce. Marte, che voi tagliate un meteorite marziano, trovate quello che si vede è la superficie di Marte, cioè sono rocce con un'altra percentuale di ferro, per quello Marte rosso, che sia rugginista, eccetera. Quindi le rocce lunari sono soprattutto basalti, quindi voi potete in effetti capire da più o meno dove vengono.
Detto ciò, i meteoritari, a parte che i meteoriti, appunto, c'è un fiorente mercato di meteoriti in giro, si possono comprare e vendere su eBay, li trovate. Il mio è scomparso. Sì, c'è tutta questa storia del mercato dei meteoriti. È una storia perché è passata di alcuni meteoriti sono molto particolari, ci sono alcuni meteoriti che proprio nessuno si fanno delle classificazioni, quindi metallici, quindi rocciosi, quindi e si cerca di capire. Poi ci sono alcuni meteoriti che tuttora non si capisce da dove vengono, hanno una composizione strana, eccetera. E mi ricordo che una volta era un convegno, poi si fanno delle cose con i meteoriti, cioè si tagliano, si guarda come si dentro, si sbriciolano per fare per vedere, fare finta, no? Ma se fosse un asteroide mi mando la luce con un torno indietro in modo da poter capire come sono fatti. E una volta, quindi c'è un mercato anche scientifico di meteoriti, vengono per dire fettine uno, ci dicono una fettina del mio, mi dà una fettina del tuo, c'è tutto un giro. Il meteoritario è un mondo molto divertente. E una volta stavo a un convegno e uno fece una presentazione dicendo il meteorite di Renazzo, perché prendono il nome da dove, non mi caso, è molto particolare, va assolutamente preservato, non bisogna andare in giro perché è unico nel suo genere, insomma un articolo che diceva che era una cosa unica. E l'articolo successivo era di una nostra collega che ha detto, allora io ho appena sbriciolato un pezzo con la grattugia del naso che fa un esperimento e adesso questo è il risultato di un esperimento, quindi chiaramente non ha fatto una figura, però insomma ci sono storie divertenti anche sulle denti. Le macchie, le piccole macchie arancioni sul meteorite sono ossidi di ferro in conseguenza al fatto che sia stato sulla Terra o sono altri? Sì. È ruggine terrestre, arrugginiscono l'antica, perché sono. La cosa importante di questo meteorite è che se voi pensate a come è fatto il mondo della Terra, beh, quello è per esempio equivalente al mondo della Terra. Cioè, è ferro puro, perché quello viene, alcuni meteoriti erano abbastanza grandi da fare come ha fatto poi la Terra, cioè la Terra era all'inizio un globo incandescente e come qualunque cosa fluida, liquida, se voi tirate un sasso in piscina, quello cade. La Terra era un'enorme piscina, diciamo, a migliaia di gradi, e gli elementi più pesanti sono caduti verso il centro, e quindi il ferro sta al centro, la Terra ha un nucleo ferroso. Qualcosa di simile è successo anche con gli asteroidi, alcuni asteroidi abbastanza grandi che hanno fatto un po' di differenziazione, cioè sono fatti un piccolo nucleo. Poi sono delle sbattere, si sono sfracassati e le parti che erano nel nucleo dell'asteroide sono diventati meteoriti metallici. Quindi quello che voi tenete in mano stava all'interno di un asteroide ed è lo stesso materiale di cui è fatto il nucleo della Terra. Questa è una cosa che come diceva, io una volta l'ho detto a un nostro critico, che mi ha detto, questa arma. Beh, tu stava come sarà, ma quello stava dentro un asteroide, a me mi interessa solo questi che hanno detto le supernove, nel senso che tutti i metalli effettivamente sono stati fabbricati all'interno delle supernove. Quindi per lui, questa roba che è successa dopo, non era fregata niente, per lui un parafango oppure un meteorite, cioè esattamente la stessa cosa. Non fidatevi. Io volevo aggiungere un piccolo particolare sulla questione. In quel periodo stavo facendo un progetto SMART, che poi è nato un po' grazie a te anche, no? Ma è vero che furono raccolti i pezzi di quei materiali di Diller, pezzi che diceva Minsker, ma forse si è ascoltato di dove alcuni sono veniti, ovvero un anno, il meteorite cade nel 2013, un anno dopo c'erano le Olimpiadi per i soci in Russia. Tanto è vero che alcuni frammenti sono stati incastonati nelle medaglie delle Olimpiadi. È una cosa unica, perché alla fine medaglie così non sono sì, perché poi quando è caduto all'interno, perché c'erano tanti buchini nella neve, la gente si è buttata a cercare, perché si vedevano, diciamo, buchetti in fondo della neve.
Praticamente la domanda è una, ma sono due, perché poi una conseguenza dell'altra. Allora, dunque, non lo so perché non ho letto da nessuna parte, ma ho raccontato che questi, diciamo, il processo di accrescimento degli asteroidi, dal punto che è il processo di accrescimento del sistema solare, comincia da un nucleo che attira gli elementi dello stesso segno, che è della stessa natura, perché c'è la forza, e poi invece a un certo punto, a certe dimensioni, comincia la forza di gravità e quindi comincia a tirare dentro tutta la faccia e quindi si crea l'asteroidone. Però dentro il cuore è di un unico elemento o un elemento fosforico, ma insomma questa è la prima domanda, è vero o no? Non ho letto nessuna parte. La seconda domanda invece è quella che ho detto in più. È per questo che gli americani stanno cercando un gruppo di è andato al congresso americano e ha presentato una proposta di legge dicendo: ma se noi andiamo lì, ci possessiamo di una asteroide con la storia della rete, vediamo un asteroide, lo portiamo su qualche punto stabile, per esempio la ragionamoci, e poi ci mandiamo qualche cosa a prelevare i pezzi e magari troviamo un piccolo asteroide, 500 tonnellate di carbonio puro, e lo portiamo sulla rete, tanto sono 500 tonnellate di diamante. E per questo che ho quanto ci dico a questo, perché io secondo me ho una domandone. No, la prima è che in realtà allora, come si formano gli asteroidi dalla polvere, un po' poi immaginare, non è solo il fatto di attrarsi, certo i pezzettini si attraggono perché la forza di gravitazione aperta attrae qualunque cosa, tutti i pezzi si attraggono. Però c'è una cosa che è diversa. Uno si deve rendere conto che fa un freddo bestiale, si congela nello spazio letteralmente. Allora, l'aggregazione di tanti pezzettini, un po' come se voi prendete una busta di surgelati con dentro il minestrone, la buttate su un tavolo e vedete che i pezzetti appena si incontrano si attaccano, ci stanno i pezzettini dei gommoni, no? E poi ci stanno altri pezzettini. Nello spazio è successa un po' la stessa cosa, c'erano delle polveri che hanno formato dei pezzettini un po' più grandi, quando si sono avvicinati e si incontravano c'era un attaccamento, sia per gravità sia proprio per l'attaccamento, per vista di temperature, il ghiaccio aiutava a questa coesione. Quello che succede è che dipende tutto cosa succede dopo, cioè se tu ammucchi tanta roba insieme, la massa è sufficientemente grande da, diciamo, l'energia che tu ci hai messo per mettere tutti questi pezzi insieme è sufficientemente grande da sciogliere il tutto, allora c'è la differenziazione, cioè il fatto che si forma un nucleo di ferro, perché come dicevo prima i materiali scendono e c'è una differenziazione. Se l'oggetto è piccolo rimane indifferenziato, cioè non c'è abbastanza, ci sono molti asteroidi che sono indifferenziati. Quello che noi pensiamo, adesso ancora non è, però probabilmente si sono formati alcuni grossi planetoidi e un mucchio di detriti che poi si sono scontrati, riscontrati, cioè c'è stato una specie di effetto a catena di collisioni da cui questa roba si è frammentata. E come si frammentavano, intanto si riaggregava, cioè per me ci sono asteroidi di seconda, terza, quarta generazione che sono fatti da pezzi che si sono spaccati così, però poi si sono riattratti e rimessi insieme. Quindi, diciamo, l'evoluzione degli asteroidi è abbastanza complessa, per cui bisogna anche vedere la difficoltà, che a volte dipende proprio caso per caso da come è successo. Il costruire la storia di un singolo oggetto, ogni asteroide, è un po' una storia a sé, in generale. E quindi non è una cosa banale di costruire la storia di un asteroide. Quello che si pensa è che la roba al di sotto del metro, del paio di metri, sono dei monoliti, cioè dei pezzi di roccia. Poi sotto i 300 metri probabilmente è roba che si è riaggregata, cioè sono sassi che si sono rimessi insieme dopo essere stati fracassati anche più di una volta. E solo quando vai a dimensioni più di 10 km forse c'è qualcosa di originario. Quindi la cosa è un po'. Non è facile, è complicata la storia. La storia che tu dici dell'asteroid mining, tra l'altro che è l'avvocato qui, dov'è l'avvocato? Diciamo, ci sono due aspetti, perché ci sono state delle leggi adesso, una americana che ha detto se voi andate lì, vi prendete un asteroide, siete in grado di prenderlo e portarlo a casa, l'asteroide è il vostro. Cioè, potete prendere quello che volete. Ma questo l'hanno deciso gli americani, così come? Ci sono gli americani. Poi, vai a dire, no,
però sì, nel rispetto delle delibere fatte dall'ONU in tempi già storici, sì, quando l'universo è patrimonio dell'umanità, come faccia l'universo se patrimonio dell'umanità, è ambizioso, non so. E quindi la legge è stata fatta molto bene e rispetta tutti i trattati internazionali sottoscritti. Semplicemente loro dicono, scuso per l'intrusione, ma prego, ma lei... loro dicono nella direttiva presidenziale in questione, che è diventata poi legge, dicono se qualcuno va e va per sfruttare economicamente una posizione spaziale e va non per motivi scientifici, non per motivi di piacere, ma per farne un'impresa economica, bene, quel signore, nel caso fosse americano, ha fatto un investimento, è andato lassù, ha fatto delle cose, eccetera, eccetera, e quindi gli Stati Uniti lo proteggono. Perché è chiaro che lì siamo... siamo in una situazione un po' come era fino al 1700, dei mari, no? Che appartenevano a due potenze, famosa divisione tra Portogallo e Spagna, eccetera. E poi finalmente un avvocato inglese fece prevalere il principio che a una certa distanza dalle coste il mare è di tutti. Quindi questo è il concetto. Però se io ho una mia barca inglese che navi da qualche parte e i pirati l'attaccano, io vado e meno i pirati. Ecco, questo è il concetto della legge che è uscita dagli americani, che ha dato però frutto subito, perché in questo gli americani sono veramente bravi, alle applicazioni pratiche. Siccome lo spazio è una cosa che sta di sopra le nostre teste, è la Federal Aviation Agency che si occupa di stabilire i regolamenti dei comportamenti nello spazio. Naturalmente ciò avrà ricadute sulle legislazioni di tutti gli altri paesi che vorranno o non vorranno occuparsi di queste cose. Ma il concetto che va assimilato e che in Europa non siamo ancora riusciti a far capire è che dal 2004, nel 2004 uscì una direttiva del presidente Bush Junior. Le direttive presidenziali hanno valore di legge negli Stati Uniti, che è intitolata Vision per l'esplorazione dello spazio, un nuovo modo di vedere, di ragionare su quello che è lo spazio e cosa farne, eccetera, eccetera. E lì era molto ben illustrata, scritta benissimo tra l'altro quella direttiva, molto ben illustrato il fatto che lo spazio va considerato come un ottavo continente e come ogni continente deve essere utilizzato, si devono mettere delle colonie, le colonie non vengono messe per il piacere di far mettere una colonia, ma per sfruttare le ricchezze del continente in questione. E quindi si è messa in moto una macchina poderosissima negli Stati Uniti che ormai lavora per l'utilizzo economico dello spazio. Quindi, adesso però una domanda per il professore. No, posso presentarla, scusa, perché se dico la lezione, giustamente l'ingegner Casini è stato a capo dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi avrei avuto una lezione da professore. Ma è un passato lontano, diciamo bene. No, adesso il problema è che io tendo a fare una distinzione tra meteoriti ed asteroidi, cioè i meteoriti sono quelli delle notti di San Lorenzo, cose piccole, gli asteroidi possono essere cose più importanti. Effettivamente ci sono già studi in essere abbondanti a livello sistemico di come arrivare a fare il mining, cioè fare diventare un miniero, un asteroide e recuperare materiali che sono piuttosto rari sulla Terra e che potrebbero esistere sugli asteroidi. Ma esiste un catalogo geologico degli asteroidi, una descrizione per ogni asteroide, non dico per tutti, ma per quelli più conosciuti, direi che una descrizione dei materiali che lo compongono. Stiamo facendo.
che sono una sia maglietta che c'ho. Un progetto europeo che si chiama Oshin sta facendo proprio questo. Cioè, noi conosciamo circa 15.000 asteroidi di quelli che sono vicini alla Terra, però li conosciamo, nel senso sappiamo adesso dove stanno, però di cosa sono fatti? No, nel senso non sappiamo ancora se uno è metallico, è roccioso, abbiamo una tassonomia, cioè esistono varie tipologie di asteroidi, quindi diciamo che vanno da quello più roccioso a quello più metallico, molto proprio a spanne. Alcuni sono ancora, alcuni diciamo che c'è una, alcuni sono più ricchi d'acqua, per esempio di acqua, però non è mai pensare che ci stanno l'acqua dei riservatori, l'acqua è intrappolata nelle rocce, però ci sono asteroidi che hanno più, più acqua, diciamo, se non lo scegliessi la troverebbe, altri meno, altri sono più metallici perché provengono da, da punti diversi di un grosso asteroide differenziato. Quindi diciamo, abbiamo una tipologia, però per questa tipologia come facciamo a sapere? Dobbiamo analizzare la luce attraverso quello che si chiama la spettroscopia, attraverso lo spettro di un asteroide. Con lo spettroscopio, analizzando la luce, possiamo dire quali sono i materiali che ci stanno. A volte quando passano molto vicino si usano anche i radiotelescopi con i radar per capire un po' meno. Qual è il problema? Che fare queste osservazioni è molto difficile, anche perché adesso non so se voi avete l'idea, prima ho detto dei simpatici astrofisici, dove c'è una lotta tremenda, ci sono questi telescopi da 8 metri, 4 metri, 8 metri di specchio, cioè delle cose enormi, grossi telescopi. Non funziona dove uno va lì, mette l'occhio al telescopio e lo punta, ci sono dei comitati che decidono qual è il tempo, bisogna sottomettere le domande, devono essere approvate da un comitato, eccetera, eccetera. Quindi c'è una lotta molto grossa per avere il tempo telescopio, è una risorsa preziosa. E quindi per gli asteroidi bisognerebbe fare delle campagne di osservazione sistematica, bisogna avere molto tempo e anche, tra virgolette, molti soldi, intendo avere dei progetti che fanno questo. E questo progetto è lo SHIELD, è uno di questi progetti. Ad oggi noi quello che le dicevo abbiamo fatto per circa il 15% di questi 19 progetti, circa 10-15 è poco. E questi progetti ce ne fanno aumentare, però insomma bisogna fare molte osservazioni, queste sono osservazioni più complesse, bisogna, non è tra virgolette così semplice come solo puntare un telescopio e vedere se trovo l'asteroide, bisogna avere anche una strumentazione adatta. Quindi è una cosa che si sta facendo. Anche perché questo è quello, al di là, diciamo, gli asteroidi hanno questo fatto, sono un rischio ma sono anche un'opportunità, no? Quindi il rischio è che ci cadano addosso e facciamo dei guai. L'opportunità invece è, per esempio, le risorse extraterrestri. Adesso probabilmente fate andare su un asteroide extra, per tutto l'oro e il platino che c'è da dentro un asteroide non è troppo realista, nel senso che probabilmente ancora non vale, per le tecnologie spaziali che abbiamo oggi, non vale la candela. Però per esempio la riutilizzazione è tirare fuori quest'acqua, ossigeno, idrogeno, usarlo come una specie di stazione di servizio andando in giro per il sistema solare, trovare il grande problema dell'esplorazione spaziale, che bisogna portare tutto dietro, benzina, tutto andare da mangiare, panini, cioè tutto quanto. Invece questo è un modo per trovare delle risorse in giro, ma anche dal punto di vista della protezione, sapere se sta cascando ad esempio un asteroide come... Un asteroide così, un oggetto fatto di metallo così, un metro e mezzo, due metri, fa un cratere di 40 metri, quindi vuol dire che questa palazzina è tutta. Un oggetto di un paio di metri, invece roccioso, quando entra in atmosfera, per attirare con l'atmosfera, si sfragassa in tanti pezzi e se va bene casca un meteorite da qualche parte. Quindi sapere di cosa è fatto un asteroide e qual è la sua struttura interna è importantissimo anche per capire se possiamo, ci dobbiamo preoccupare o no quando arriva un oggetto di questo. Io ho una piccola cosa da dire e una domanda finale. La piccola cosa da dire è su questo libro, e volevo anche parlare un secondo della collana, perché questa collana, Passionità del Mulino, è veramente una collana utile e carina, perché persone estremamente competenti di una parte, diciamo, del sapere, scrivono poche pagine, perché sono libri abbastanza piccoli e agili, e queste poche pagine ci aiutano a capire cose che in generale sono difficili da capire o comunque non fanno parte ad esempio del nostro bagaglio culturale. Io lo uso spesso proprio quando voglio sapere qualcosa non di quello che ho studiato, ma di quelle che non ho studiato. E questa va bene, è una cosa che mi fa piacere perché è veramente una collana, facendo io il libraio l'ho sempre presentata con grande piacere. Invece l'altra domanda è che cosa succede il 30 giugno?
Allora, l'ultima domanda, perché poi c'è la partita. E questa sì, la ringrazio per la domanda. Sì, allora, alcune delle compagnie, sono nate delle compagnie private che si chiamano Planet Resources, Deep Space, c'è una fondazione che si chiama PB612 come la stella del piccolo principe. Questo approccio molto americano, diciamo sanamente americano, come dice lei, cioè il fatto di dire beh però non bisogna fermare, gli americani sono proprio esploratori e sanno anche cosa ci si può guadagnare dall'esplorazione. E diciamo difendono il loro spirito di esplorazione. Allora ho detto bene, gli asteroidi adesso cerchiamo di sensibilizzare la comunità sul fatto che esistono gli asteroidi, che esiste un rischio asteroidale, che bisogna investire in questo tipo di cose. Peraltro stanno facendo fundraising per cercare di fare una missione, cioè una compagnia privata che fa una missione spaziale, che non è proprio una cosa di tutti i giorni, per cercare di scoprire e caratterizzare il più grande numero possibile di asteroidi. E questa cosa è diventata, come si fa? Gli americani sono bravissimi e fanno l'asteroid day. E hanno messo insieme un sacco di gente, molti astronauti, tra l'altro diciamo, poi troverete, se andate sul sito www.asteroidday.org, c'è ovviamente il perché si fa questa cosa e poi tutta la lista di chi ha partecipato, e c'è di tutto, tra cui la star è Brian May, la lista dei Queen, che non so se voi sapete, ma è un astrofisico, che adesso in vecchiaia ha messo a parte la chitarra, ha ritirato fuori la sua laurea, faceva borghe interplanetarie, e adesso sta lì che continua a fare grande pubblicità a questa cosa. Quindi è una cosa fatta molto bene, è una rete che ha un punto centrale che è un sito, non è che c'è un posto in particolare. E questo è il secondo anno che si fa, il primo anno è stata una cosa molto privata, il secondo anno invece si è istituzionalizzata, l'Agenzia Spaziale Europea è diventata uno sponsor, e l'idea è di fare tanti eventi locali, e un evento locale tra l'altro supportato dall'Agenzia Spaziale Europea, in cui ci sarà anche per esempio un collegamento con Luca Parmitano, l'astronauta italiano, lo faremo qui in libreria il 30 giugno. Quindi insomma qui saremo un paio d'ore, diciamo dalle 7:30 fino alle 9, a chiacchierare di astronauti con molte persone che verranno qua, collegamento con Luca Parmitano, probabilmente faremo anche un telescopio per vedere come si vede effettivamente un asteroide in diretta, cioè quasi niente, però vederlo. Chiacchiereremo di questa cosa il 30 giugno, perché il 30 giugno è inspostabile, perché è un giovedì, perché il 30 giugno è l'anniversario di Tunguska, che è stato l'evento forse più grosso interpistologico che è successo sempre in Siberia, sempre lì, è cascato un oggetto, non si capiva bene cos'era, però ha distrutto l'intera foresta. Nel 1908 per molti anni è rimasto proprio il paradigma, il fatto che quando qualcuno ti diceva ma perché ti dovremmo pagare lo stipendio, tu dicevi nel 1908 cosa succederà anche domani, spendo iniziale. Quindi a 30 giugno siamo in Europa. Il problema della deviazione degli asteroidi di dimensioni importanti, in che maniera lo stanno studiando, nel senso che il motivo anche per cui noi facciamo questo lavoro di cercare di scoprire più asteroidi possibili, cioè quello che noi facciamo ogni giorno è prendere tutti gli asteroidi che sono stati scoperti e vedere se in futuro hanno una probabilità non nulla di andare a sbattere contro una terra. Perché è importante fare questo? Perché se noi ce ne accorgiamo con sufficiente anticipo e l'asteroide ha una buona orbita, possiamo fare qualcosa. Questo qualcosa è mandare una missione spaziale e colpire l'asteroide in qualche modo, sono poi vari modi di colpirlo, di deviarlo. Chiaramente insomma uno deve avere un po' di tempo, almeno una decina anni, insomma, per preparare e mandare il cominciamo di studi specifici. Sono stati fatti molti studi, sì, sono le tecniche sono di vari tipi, per esempio una è la settima cambiata, quindi io bam, ci vado a sbattere, quello lo sposto un pochino, però c'ho il caos dalla mia parte che poi allarga questa cosa e magari riesco a lasciare terra. Questo dipende tantissimo dall'orbita dell'asteroide, da quanto che sbordiamo facile, ci sono varie condizioni. Poi ci sono altre cose del tipo uso la luce del sole per focalizzare su un asteroide, vaporare in materiale volatile, quello è come se fosse un piccolo razzo e l'asteroide viene spinto lontano. Poi c'è una tecnica che si chiama il trattore gravitazionale, cioè
mando una sonda molto pesante, mi metto vicino all'asteroide e la mia massa tira piano piano l'asteroide fuori dalla sua orbita, però questo ovviamente ci vuole un sacco di tempo, quindi devi vedere una serie di cose. Poi c'è stata un'idea secondo me molto, molto carina che potevo tirare fuori, che scherzo, ma non era neanche troppo, e che si chiama The Sweet Way, il modo dolce. E cioè era dire, beh, prendiamo un carico di zucchero, facciamo l'asteroide, copriamo di zucchero, quello diventa tutto bianco, riflette la luce del sole moltissimo, quindi il sole piano piano, la pressione di radiazione piano piano lo spinge lontano. Questa è stata, chiaramente non la faremo, però è carino capire il meccanismo, perché noi possiamo usare il sole per raggiungere il sole per all'inizio si diceva no, la spiaggia in realtà è l'ultima spiaggia, nel senso se voi avete una spiaggia che vi arriva addosso e l'avete scoperto troppo tardi oppure avete cercato di arrivare e non ci siete riusciti e quello che sta arrivando si va a Armageddon, si mette tutto insieme, si punta, si spera per esempio di romperlo e forse diciamo, quello globalizza un po' le condizioni, però magari ne fa tante piccole invece di una grande, non si sa bene quale è il mezzo, però insomma, potrebbe anche funzionare. La cosa divertente dal punto di vista legale è che noi abbiamo una legislazione che dice che non si possono mandare ordini nucleari nello spazio, non si possono. Quindi se domani qualcuno dovesse dire beh proviamoci, ci potrebbe essere qualcuno che dice no, è illegale, perché è illegale. Dici, vabbè, non lo faccio per attaccare una connessione, lo faccio per salvarmi, però la legge per ora lo proibisce. Una domanda, visto che c'è un capitolo molto carino su come si danno i nomi agli asteroidi, per cui ci sono queste due grandi strade, una che è proprio un formalismo, un costrutto per cui esce fuori un nome veramente squallido. E poi sono tutta una pletora di altri comuni che sono molto romantici. Com'è che viene da all'asteroide, quindi abbiamo i Beatles e poi invece delle sigle astruse e brutte? Allora, le sigle sono designazioni provvisorie, cioè capisco che un asteroide viene scritto l'anno e poi una combinazione di lettere e di numeri che dicono praticamente in che sequenza, in quale mese, poi dedurre quale mese, in quale medicina e quale numero sequenziale. Quindi quello lo metti, ma lo metti per questioni pratiche, cioè tu da un giorno all'altro devi distinguere una storia da un altro, non è che puoi mettere quello lì e quello là. Quindi questa è la designazione provvisoria. Dopodiché ti ha scoperto una storia che ha 10 anni di tempo per dargli un nome. C'è di tutto negli asteroidi, pensano iniziato, non mi so aspettavo che fossero così tanti, per cui gli dei greci sono finiti tutti. Allora si sono attaccati agli dei di altre religioni, sono finiti anche quelli, hanno cominciato a chiamare mogli, mariti, di tutto dentro. Però a un certo punto c'è stato un po' di maretta perché qualcuno l'ha chiamato il proprio gatto, per esempio, no? Che dopo 15 anni era morto, povero sono allora adesso c'è stato un po' di maretta, diciamo, dobbiamo. Poi conosciamo 500.000 asteroidi, probabilmente ne conosciamo poi più, c'è posto per tutti. L'unica regola che c'è è non diamo nomi di politici a un asteroide, fino a quando non sono passati almeno un secolo, che ci sia la famosa prospettiva storica. Potete immaginare se negli anni 30 si fossero dati i nomi, adesso come staremo messi, cioè c'è un mucchio di gente in guardia. Però questa è l'unica vera regola che c'è sulla misura degli asteroidi. Mi siete autoregolare. Mi siete autoregolare? Sì, beh, è stato un po' di buon senso ogni tanto lo mandarci. C'è una commissione? Sì, c'è una commissione, poi insomma, tutti i nomi vengono passati. Sì, adesso c'è una commissione astronomica, insomma, c'è tutta una. Ma ultimamente c'è stata proprio una polemica perché quando è morto il film Spock di Star Trek hanno scoperto che non c'era un asteroide Dr. Spock, ce n'era uno Dr. Spock, ma non era lui, era il nome del gatto dell'astronomo. mica va bene così. Alla fine andava bene, dai, c'è posto per te. Signore, abbiamo promesso di fare non più lunga di un'ora, abbiamo promesso di farvi vedere la partita. Grazie mille.